Buongiorno Francesco, buongiorno, buongiorno, benvenuti, 19ª puntata Biblioboom. Biblioboom, la 19ª puntata capita di martedì, quello del 26 maggio, sono le 10.30 puntuali e parte questa allegra corazzata per tenerci allegria un'ora di martedì, di giovedì e di venerdì, parlando di cultura, di libri, di biblioteche e tutto ciò che gira intorno a questo mondo. Sì, ce ne stiamo inventando anche un po' di cose, ci stiamo preparando per questa settimana, parleremo di libri, film, proveremo a parlare di cartoni animati, di ci faremo ancora qualche giretto in giro per il mondo. Ero un po' titubante all'inizio, Francesco, perché mi hai fregato, non mi hai messo la mia sigla Everybody Needs Somebody. No, perché non ero pronto. No, volevo fare una piccola anteprima perché oggi la voglio rendere allegra per quanto è la base che di solito mettiamo. Non facciamo mai, come dire, non diamo valore alle nostre basi, quelli che fanno da tappeto ai nostri programmi. E allora oggi era un po' un riconoscimento a questa piccola base. La posso far sentire 10 secondi? Però, come dire, il forte segno di riconoscimento dell'approccio, l'inizio alla nostra trasmissione sono loro due, i Blues Brothers. Sì, c'è poco da fare. Ci hanno accompagnato per 2 mesi. Comunque mi piace questa cosa di improvvisare un po', come ci dicevamo tutte le altre volte. Alla fine le cose migliori nascono quando sono un po' improvvisate, quando non c'è dietro una programmazione serrata, diciamo così. Sì. Quindi bravo, mi hai fatto uno scherzo, ma no, però l'inizio, come dire, l'inizio della nostra, adesso dobbiamo dirlo, siamo un po' più sciolti nel condurre questo programma. L'inizio è stato veramente serrato, con ore e ore di programmazione, i incontri. Invece adesso sì, ci sono ore e ore di riflessioni, di mettere giù la scaletta, ricerca delle persone che vengono a farci compagnia nel programma, gli inviti, tenere un po' anche andare lì a rispondere a tutte le domande che ci vengono fatte dai nostri radioascoltatori, però sicuramente siamo un pizzico più sciolti, Elios. No, sicuramente. Io adesso devo ripensare un attimo alla prima puntata. Intanto, vabbè, non è che avessi dormito proprio alla grande quella notte, perché l'idea di andare in diretta, i colleghi che colleghi parenti che avrebbero sentito, vabbè. E poi ero talmente nel panico che pronti via, benvenuti, ho sbagliato il titolo della trasmissione. Vai. No, dicevo, adesso che poi è possibile andarsene a risentire le puntate sul sito di Sesto Neto, voglio provare dopo ad andare a risentirmi l'inizio della prima puntata e capire che diavolo di titolo avevo tirato fuori per lanciare la prima puntata. Ma non dobbiamo dimenticare che questo programma è condotto da me e da Elios, però ha dietro delle spalle veramente potenti, che sono tutte le nostre colleghe e colleghi della biblioteca, che ci danno stimolo, ci danno spunto, ci danno possibilità di poter raccontare tutto ciò che andiamo a raccontare in radio. Perché dobbiamo dirlo, abbiamo questo gruppo meraviglioso di lavoro che ci, come dire, sostiene e ci dà i contributi per nella ricerca degli argomenti. Perciò noi li ringraziamo, perché anche grazie a loro è possibile fare Biblioboom. Beh, io direi tutti i nomi, uno però sicuramente poi me ne dimentico qualcuno e non va bene. Perciò colleghi della Biblioteca Centrale di Sesto San Giovanni, colleghi della Biblioteca Marx di Sesto San Giovanni, colleghi della Biblioteca dei Ragazzi di Sesto San Giovanni. Perciò l'abbiamo detto, poi i nomi ce li scriveremo e li diremo prima o poi in una puntata dedicata al personale, perché la stiamo preparando, chi e che cosa si fa all'interno di una biblioteca, e lì avremo contributi meravigliosi di chi è direttamente interessato. Sarebbe carino, magari uno di questi giorni ci varie scalette di tutte le puntate e tirar fuori un po' tutti i nomi di tutte le persone che hanno partecipato, che oramai siamo a 19, non so se l'abbiamo detto, questa è la 19ª. Fai un 19 per 2, per 3, per 4, viene fuori un bel numero di persone che ci hanno dato una mano a realizzare
Biblio Boom. Anche perché lo dobbiamo dire, noi vabbè un po' conduciamo Biblio Boom, però veramente i contenuti, le riflessioni, le cose preparate da chi sostiene questa trasmissione sono veramente tante, sono state fatte dai nostri colleghi, perciò noi li ringraziamo e diciamo che fanno parte del nostro programma, sono il nostro programma che insieme a noi fanno Biblio Boom per tutti i nostri radioascoltatori, che devo dire sono tanti perché noi abbiamo una valutazione in picchi, il picco, e quando c'è Biblio Boom il picco si alza, vuol dire che comunque la gente c'è, ci ascolta e forse divertiamo anche un po', non so per la musica, non so rispetto alla musica, no, ma meno male che da qualche ascoltano tempo, solo per la musica, solo per la musica, no, non è vero, però allora l'organizzazione di questa giornata è meravigliosa perché abbiamo sicuramente stimoli e possibilità che ci vengono concesse da chi oggi sarà ospite qua nella nostra trasmissione. Abbiamo due nostre colleghe che ci parleranno in maniera dettagliata di libri, abbiamo la nostra social media Erika che si occupa della pagina Facebook, insomma abbiamo un po' di cose e poi c'è una sorpresa che abbiamo preparato in maniera minuziosa, devo dire che ci abbiamo lavorato tanto, però con Elios oggi la vogliamo smarmellare, perciò un pezzo di questa trasmissione sarà dedicata a questa cosa qua, ma iniziamo Elios, la facciamo seria? Iniziamo con la prima canzone, secondo me Fra questa ti piace, questa canzone qua ti piace, è un gruppo che a me fa impazzire, sono bravissimi e sono i David Matthew Band, non so se li hai mai ascoltati. Assolutamente sì, ma l'ascoltiamo, la riascoltiamo insieme. La canzone? La canzone che ho scelto è Two Step, David Matthew Band, eccoci qua rientrati, Sesto Network, musica di un certo livello, sono le 10.41 e siete in compagnia di Biblio Boom con Elios e Francesco, non lo posso dire come la chiamiamo di solito. Non è carino. All'ultima puntata fra 10 stagioni lo diciamo. Però è con noi Erika, la nostra sorridente Erika, abbronzata e sorridente Erika. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao. Ma ciao, buongiorno. Come siamo eleganti. Avete visto? Che bello. Ma che spettacolo. La mia bellezza. Allora Erika, come stai? Devo dire che ho avuto un momento di sconforto perché ho dovuto salutare una carissima amica prima di tutto e anche collega che è passata a trovarci perché è stata trascritta in un altro posto, quindi è passata a trovarci e beh, la salutiamo e salutiamo l'amica c'è male perché ha dato un contributo anche lei all'inizio di questo progetto, la nostra Cristina. Ciao Chris, che bello. Allora spero che poi tu possa ripassare a salutare anche me ed Elios, no? Quando sarebbe certo. Ciao Cristina, che tra l'altro per la puntata di giovedì ci provo con Cristina, ho in mente una cosa, vediamo un po' se riusciamo a tirarla dentro. Erika, io ho una domanda un po', come dire, un po' così, ma come fai con il lavoro intenso di questo periodo in biblioteca a portare avanti tutto quello che è l'aspetto Facebook? Come si fa? È molto, molto difficile, devo ritagliare i 5 minuti di pausa che ho e programmo i post. Capita magari alla sera quando arrivo a casa, mezz'oretta mi metto a farlo. Qui lavoro in biblioteca questi giorni, è comunque veramente tanto e come sapete non possiamo
essere a pieno regime, perché dobbiamo mantenere le distanze tra di noi, dobbiamo comunque maneggiare i libri che vanno comunque in quarantena, quindi insomma il lavoro è tanto, c'è da sistemare i libri, da prendere gli appuntamenti, perché vi ricordo che solo se vi arriva l'email di pronto al prestito dovete telefonarci, prendere appuntamento per venire a prendere i vostri libri. Noi siamo aperti da lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, si prendono appuntamenti facile orario di mezz'ora, ricordatevelo, e il sabato mattina dalle 9 alle 13. Ovviamente grazie. Non può mancare che dovete seguire la nostra pagina social, la pagina Facebook, cercate Biblioteche Civiche di San Giovanni, cliccate mi piace, seguiteci, comunque usciranno sempre i post, magari non così tanti come è successo in questo periodo, però insomma io cerco di fare il mio meglio e... però i nostri cavalli di battaglia escono, giusto? Sempre. Perciò dai, dimmi che cosa ci aspetta tra oggi e domani. Allora, oggi abbiamo la terza poesia di Tognolini, una bellissima poesia, filastrocca poesia, gennaio, febbraio e marzo si intitola. Poi abbiamo domani la giornata di Dante D, e tra l'altro ho avuto un'ispirazione fantastica, comunque seguendo la trasmissione, perché sarà una cosa che c'è in Portogallo, riguarda Dante, e che una nostra inviata da lì ha così accennato durante una trasmissione qualche giorno fa, e noi l'abbiamo ripresa perché è una cosa molto interessante, quindi non ti sfugge niente, una faina. Giornalista, certo, giornalista. Devo essere sempre perfetto, Giornalista. Social media. Questo è. Mica come noi. Mica come noi che non ci ricordiamo la colazione stamattina. Per te è facile, succo a mirtilli. Ah sì, io sì. Francesco, volevo chiederti una cosa, ma ti sei trasferito in montagna? No, magari, ho cambiato location, ma sono sempre al solito posto. Io volevo aprire una piccola parentesi, volevo ringraziare tutti i colleghi che come Erika sono nelle biblioteche che hanno dato la possibilità appunto di riaprire le biblioteche di Sesto, 2 su 3, e che si stanno veramente impegnando e stanno facendo un grande lavoro. Ma oltre a Sesto, Erika, settimana scorsa eravamo i primi, lunedì scorso eravamo i primi e gli unici, forse, adesso non vorrei dire una fesseria, ma ad oggi com'è la situazione? Siamo ancora i primi e unici o si è aggiunto qualcun altro? No, si è aggiunto qualcun altro, mi sembra che ieri abbia riaperto Novate, ha riaperto Cesate, e poi le altre sinceramente non lo so. So comunque che pian piano. Tante biblioteche non sono aperte al pubblico, ma stanno comunque lavorando dall'interno, quindi insomma diciamo perché... che l'interpretazione funziona comunque. Questa fase è un po' delicata e bisogna veramente stare stare sul pezzo e stare attenti. Allora Erika, naturalmente anche oggi ci hai sconvolto con il pezzo che hai scelto, no? È veramente bella, adesso veramente oggi ti volevamo fare i complimenti perché con Elios ne abbiamo parlato tanto. E questa scelta, ma poi in questa versione che è di Gianni Morandi e di Claudio Baglioni, è veramente un pezzo meraviglioso. Lo vuoi lanciare tu? Non sapevo neanche che esistesse. Però vedi, è andato... Erika, secondo me veramente è a livello musicale veramente fine anche. Scusate, sì. Ha una ricercatezza non indifferente. Perciò ragazzi, allora, noi ringraziamo Erika per tutto quello che sta facendo, ma la ringraziamo anche per questa musica che ogni volta ci propone e ci lascia allibiti.
Banane e Lampone di Gianni Morandi, nella Baglioni versione, e Morandi nella versione di Baglioni e Morandi, tratto da Capitani Coraggiosi 2016. Grazie. Ciao Erika. Ciao Erika. Pone Claudio Baglioni e Gianni Morandi, meravigliosa Erika che ci propone sempre musica a, secondo me, a certi livelli, Elios. Musica a certi livelli che non sentivo da secoli, da sé, soprattutto però, dove le trova, dove le va queste versioni. Wow, queste versioni carine, vabbè, però Capitani Coraggiosi è un live dei due ragazzi Baglioni e Morandi del 2016, perciò siamo noi che siamo fuori, siamo un po' un pezzettino fuori, però ragazzi, allora brava Erika, grazie per il tuo contributo, ma ci siamo stamattina, perché tra gli ospiti abbiamo, io la chiamo new entry, ma secondo me è entrata alla grande nella nostra grande famiglia delle biblioteche. Lei è Laura, è biblioteca dei ragazzi, con un piede alla biblioteca centrale, con la testa dappertutto. Signori, Laura, buongiorno. Buongiorno a voi, i miei speaker preferiti, e però senza offesa, prima di salutare, anzi vi ho già salutati, voglio salutare Erika e dirle bellissima canzone, perché voi dovete sapere che io sono una baglioniana convinta. Che bello, non la sapevo questa cosa, vabbè, ma man mano... Mamma mia. Sì. Beh, dai, allora è buono. Tutto di lui. Potrei andare a quei giochi, vi ricordate, Mike? Buongiorno. Che meraviglia, che giochi. Anche io a Erika saluto alla nostra collega Cristina. Non ho potuto lavorare con lei perché essendo una new entry, però ho percepito da voi quanto brava, competente e ragazza dallo spirito positivo. Ciao Cris. Allora, Laura, tu oggi hai un impegno pazzesco. No, vai Eric, Elias. No. Una piccola curiosità su Baglioni, che quando ero ragazzo una volta avevo lavorato a un concerto di Baglioni al bar, non ho mai fatto tanti tè e tanti caffè come quella sera. Ero passato da fiumi di birra con Vasco Rossi a tè e caffè. Allora, io sono andato un paio di volte ai concerti di Baglioni, e devo dire che è stato bello perché veramente lì la gente era, vabbè, sono andato anche a quelli di Vasco Rossi e lo sappiamo e te bene Elios, però anche Baglioni non mi ha deluso, è stato bello, è stato un concerto al Forum se non erro, ed è stato un po' tecnologicamente, giochi di luce, dei laser, insomma è stato uno dei primi spettacoli innovativi che io abbia visto. E poi le canzoni, dai, diciamolo, anche se facciamo tutti i tipi, le conosciamo perché hanno suonato negli anni della nostra giovinezza, hanno suonato negli anni in cui eravamo predisposti all'amore, dai, alle prime limonate, dai, diciamolo, si può dire, chi non si è fatto una limonata in spiaggia con la canzone di Baglioni, dai, eh? Allora, però oggi Laura ha un impegno fantastico, secondo me, perché abbiamo affidato a Laura una comanda. È come chiamare Laura e chiedere a Laura per favore un caffè macchiato. Invece del caffè gli abbiamo chiesto, Laura per favore, i Bruno Tognolini. E infatti, oltre a ringraziarvi, vi dico che mi tremano le mani. Allora, mi tremano le mani perché l'impegno, l'incarico, ma è anche comunque una cosa divertente, perché noi comunque lo facciamo sempre con uno spirito di serenità e di tranquillità. Però parlare di Bruno Tognolini, sapete che mi emoziona sempre, perché è un autore, a mio avviso, come tanti altri, comunque è un autore per ragazzi che
che arriva sempre dritto al cuore. Apro parentesi, come avete anche potuto i nostri ascoltatori leggere da Facebook, Bruno sta collaborando molto con noi, con la Biblioteca dei Ragazzi, sorreggendo, accompagnando in questo periodo, e quindi oltre all'autore stiamo sempre di più conoscendo anche un uomo che è fantastico anche. Io investe da un autore. Ho preparato una delle rime, sì, delle beatitudini, cioè che è una delle prime rime pubblicate su Facebook della nostra pagina. Volevo, sì, un po' leggerla insieme a voi e poi magari parlarne di questa metrica, di questa delicatezza, di questa sensibilità che esprime Tognolini quando racconta attraverso le sue poesie. Vai. Rima delle beatitudini. Beate le case, beate le cose, beate le vecchie rugose che dormono al sole. Beate le api, beate le rupi, beate le code dei lupi che danzano al sole. Beate i paesaggi, beati i miraggi, beate le mete dei viaggi che attendono al sole. Beate parole, beato il silenzio, beate le cose create che danno l'annunzio. Le voci nel mondo che lanciano il bando, che dice che tutte le cose ci stanno provando. E allora beate le mani, beata la testa, beata la vita per ogni domani che resta. Meraviglioso. Elios, parliamo di un grande... Ti ringrazio di questa sorpresa... Che hai fatto a tutti gli ascoltatori, me compreso. Non sapevo che avessi letto questa cosa e mi ha fatto proprio piacere. Complimenti. Devo dire che al di là di quelle che sono le sensibilità che esprime Tognolini attraverso le parole, perché sono delle parole, al di là di quelle che sono il giusto incastro di una metrica, io direi alla Tognolini, che è meravigliosa, perché veramente poi le cadenze, gli accenti, il deviare da quelle che sono esprimono, secondo me, esprimono il senso e ti danno e si aprono a delle emozioni che sono pazzesche. Cosa ne pensi, Laura? Concordo con ogni tua parola e aggiungo che tutto questo Tognolini lo fa con una semplicità che non è semplice. Io ricordo, perché io ho conosciuto Tognolini durante il mio periodo in cui stavo scrivendo la mia tesi, con lui ho conosciuto altri scrittori per ragazzi. Bianca Pizzorno, mi ricordo che mi disse questo: è molto più difficile scrivere cose usando la semplicità. Più o meno la frase era questa. E io ogni volta che leggo Tognolini lo ritrovo, perché lui con una semplicità, una parola anche che usiamo nel nostro quotidiano, allo stesso tempo ti porta a riflettere su tematiche che non sono né sempre semplici e neanche di basso livello. Quindi lui riesce a farti volare in alto, a farti riflettere, a buttarti davanti argomenti e situazioni come tutte le, anche conosciamo le filastroche che lui ha regalato a tutte le biblioteche proprio in questo periodo di coronavirus. Quindi trattando di un tema tutt'altro che semplice e facile, ma se voi le leggete, e noi faremo in modo di farvele leggere, cari ascoltatori, lui riesce, ti dà speranza, ti dà coraggio, usa la semplicità per certi argomenti uno dice: come faccio a parlare di questa cosa? È così difficile, è così seria, è così arzigogolata. Lui usa queste parole, usa questa dolcezza, usa questa metrica, come dicevi te, che
che fa delle sue filastrocche, delle proprio delle melodie che si ascoltano e senti anche una musica in sottofondo, senti c'è tanto dentro le parole di Tognolini. Che poi anche il libro che hai deciso di raccontare oggi, in effetti, come tematica non è delle più semplici. Poi dopo non dico niente perché ti lascio a te la parola per spiegare il libro e le tematiche, sì. Però in effetti semplice non è assolutamente. Posso, sì. Voi ovviamente no, dimmi Elios, parla. No, appunto ti dicevo se vuoi iniziare ovviamente, e Francesco lo sa, interrompetemi in qualsiasi momento. Assolutamente io, sì. scherziamo. Ormai abbiamo stretto questo patto. Veramente. La Laura ogni tanto va bloccata. Allora, io ieri ragionando, avete visto a che ora poi vi ho inviato la mail. il libro che presento è l'ultimo romanzo edito da Salanis nel febbraio 2017 ed è un romanzo che si intitola Il giardino dei musi eterni. Ieri, pensando a cosa potevo raccontare, ho pensato che per questo romanzo non è tanto importante raccontare, e comunque un pochino lo farò, la trama, i premi ricevuti e cose diciamo un po' più tecniche, ma mi piacerebbe soffermarmi su, collegandomi a quello che prima dicevamo insieme a Francesco, alla bravura con cui Bruno permette di affrontare un delicatissimo tema quasi facendosi ridere. Allora, Il giardino dei musi eterni è un romanzo. Diciamo, vabbè, prima due cose un pochino da, come si dice, dobbiamo anche un po' promuoverci, no? Quindi questo romanzo lo trovate in formato ebook nel MLOL, quindi nella nostra media library online. Come libro ovviamente lo possiamo prenotare nelle altre biblioteche che fanno parte del consorzio, di cui anche la biblioteca di Sesto San Giovanni ne fa parte. Il romanzo ha vinto ed è stato decretato miglior libro dell'anno 2017, finalista al premio Strega, ragazzi e ragazze, libro dell'anno al programma radiofonico di Radio Rai 3, il premio per il miglior libro a Liberweb e via dicendo. Quindi questi sono tutti i riconoscimenti, e apro una parentesi, per noi e anche altri, perché Bruno è un autore che si dà, quindi insegnanti, bibliotecari, librai, lui ha rapporti con tantissime persone, e sto dicendo questo perché volevo dire che cosa? Che ho perso il filo. Hai perso il filo. Ho già perso il filo. Allora, noi vogliamo... Ah, no, ecco, perché ecco cosa dicevo. Bruno, che sicuramente ci sta ascoltando, è anche di un'umiltà che non sempre gli piace che vengano menzionati i premi, i riferimenti, gli capito? Sì. Lui dice, parlate di me. Quindi certo. Questa fa di lui anche l'umiltà, però era giusto anche dire che questo libro ha veramente meritato molti premi. È un romanzo che praticamente, e qui spero di farvi ridere, non sempre mi vengono le battute, però voi fate finta e ridete, adesso faccio la battuta. È un romanzo per ragazzi dai 9-10 anni in su, però citando parole proprio dello stesso Bruno Tognolini, lui dice, certo, romanzo per ragazzi dai 9-10 anni in su, ma anche per tutti i grandi che amano gli animali, i pensieri che guardano oltre e i libri. Quindi già questo ti fa capire che Tognolini è per ragazzi, ma è per tutti. Io poi, e qui arriva la battuta, quando io leggo dai 9 anni in su, quando io leggo quelli in su, nella mia veneranda, con la mia veneranda età, 44, quasi 45, io mi ci ficco dentro e me li leggo. Fai bene. Dai, ridete. Fai bene, sì. Allora, fai bene, sì.
Allora, ecco perché dico, non bloccatevi davanti solo al romanzo per ragazzi, perché Il giardino dei musi eterni va letto, i genitori dovrebbero leggerlo con i loro bambini, perché ora dico due cose sulla trama, ma poi passiamo al messaggio. Praticamente la trama è questa: c'è una splendida gattina, la razza Maine Coon, avete presente? Assolutamente. Che si chiama Ginger. Che cosa succede? Lei, diciamo che è la protagonista insieme a tanti altri protagonisti. A questa gattina capita una cosa che capita nella vita, cioè che un bel giorno si risveglia e si ritrova in un fioritissimo, verdissimo cimiterino per animali. E quindi capiamo che lei non fa più parte del nostro mondo terreno, ma è diventata, come definisce Sognolini nel romanzo, un animan. E in questa parola animan c'è tanto. Quindi gli animan chi sono ormai? Sono le anime di questi nostri amici animali che non sono più su questa terra e diventano invisibili ai nostri occhi. La sua vita quindi di Ginger ora è e prosegue, quindi anche questo tema delicato, prosegue con gli altri animan. Quindi troviamo un pastore maremmano Orson, c'è un cane poliziotto che si chiama Ted, c'è una porcellina d'India, c'è una grande tartaruga che è Mama Kurma, e poi decine di altri animali. Praticamente, brevemente la trama, perché questo è un romanzo definito un romanzo giallo, Ginger innanzitutto si deve fare anche insegnare come si vive nell'aldilà, perché praticamente in quel cimitero capita di tutto, no? Loro corrono, volano, fanno forme di nuvole a forma di animale, ascoltano il canto delle rane durante la notte e poi aspettano la visita dei loro padroncini, no? Che vanno a trovarli. Però abbiamo un minuto, però. Abbiamo un minuto. Sì, però breve. Però ti posso dire una cosa. No, ascolta Laura, sì. Però la cosa meravigliosa, secondo me, che tu hai menzionato e lo hai reso importantissimo, ma non l'hai raccontato in radio, perché il documento che ci ha mandato ieri sera è fantastico, è quello che c'è scritto sulla copertina di questo libro. Tre parole che raccontano Sì, esatto. E infatti, scusate, sentite ancora? Sì, assolutamente sì. Il libro diventa giallo perché ad un certo punto questi animan capiscono che c'è del mistero, c'è qualcosa che non torna, però non stiamo qui a svelare la storia, infatti. E come si risolverà questo giallo. Entriamo in quello che tu dici, Francesco. Allora, sicuramente affrontare il passaggio fra la vita e la morte, come lo fa Tognolini, in un modo semplice, quasi irriverente sembra, perché in molti capitoli proprio lui ci racconta: nell'aldilà tu non fai più quello che fai nell'aldiquà, però diventi parte di un tutto, diventi il sempre, come ecco qua, perché c'è il tempo, c'è quello che accade il dopo, sulla copertina troviamo, e poi c'è il tempo. Il sempre. Il tempo, il dopo, il sempre. Un romanzo giallo che parla di animali ed eternità. In questa frase c'è tutto. Tutto. C'è il confine tra la vita e la morte, il confine tra gli esseri umani e gli animali. E, però questi confini vengono annullati in questo romanzo, perché un'altra frase che ripete come un mantra in tutti i capitoli, Tognolini affida alla tartaruga, alla faggia, questa frase: tu sei tutto e tu sei tu, tu sei ovunque, tu sei qui, tu sei sempre e tu sei ora. Sì. È meraviglioso. È fantastico. Perciò noi a chi lo consigliamo, Laura? Allora, lo consiglio a tutti e sicuramente oggi lo vado a rileggere. E poi mi è sembrato di capire che c'erano un paio di domande.
velocissima, velocissima, Laura, se no gli altri ospiti poi ci uccidono. Racconta un po' l'aneddoto, l'aneddoto della dedica. Delle... Sì, ecco. Sempre per appunto vai. Dire la magia di quest'autore. Allora, è sempre bello poter avere la dedica sul libro, no? Sì. Io, che come tanti altri, ho avuto questa fortuna di incontrare Bruno Tognolini e farmi scrivere la dedica. Lui mi ha raccontato questo e io ho fatto scendere una lacrima. Le dediche di solito si chiede a chi lo dedichiamo, senza sminuire ovviamente nessuno, però spesso troviamo scritto a... Pinco Pallo, buona lettura, ti auguro una vita serena, giusto? Cioè più o meno gli autori cercano sempre di restare un po' larghi, no? Bruno mi ha raccontato che per questo romanzo lui ha deciso che le dediche dovevano essere personali. Allora lui che cosa fa? Chiede a chi è destinato il libro, ovviamente era per me, io mi chiamo Laura, la mia prima lettera del nome è la L. Allora lui dedica a Laura e abbina tre nomi di specie di animali che iniziano proprio con la tua stessa lettera, la L. È proprio una ricerca pazzesca. Esatto, soprattutto lui diceva, pensa Laura quando mi arrivano bambine che si chiamano Zoe, per dire, sì, sì. Oppure con dei no, con delle, esatto. Stavo pensando la stessa cosa. Esatto, dopo aver abbinato questi tre nomi, lui, ma dopo vi leggerò, anzi vi la leggo subito, perché forse più di tanti... Perché ne sono passati tre di minuti, Laura, ne sono passati tre. Allora sentite qui, a Laura... alla libellula, alla lucertola, alla leonessa che camminano con lei. Vai con i musi, Laura, loro sanno dove. Dai. E vabbè, è poetico anche che nella bello. Loro nel suo firmacopie, fantastico. Sì. Beh, noi lo apprezziamo tantissimo, ecco perché abbiamo quasi tutto di Tognolini nelle nostre biblioteche e devo dire che è apprezzato anche dai nostri utenti perché è molto letto nella città di Sesto San Giovanni. Ma chi può dirlo? Sì. Magari potremmo invitarlo qua a Biblioboom e che possa essere, no? Possa essere lui a raccontarci, come dire, a trasportarci nella sua sensibilità raccontandoci delle meravigliose avventure. Dai, lo facciamo? Possiamo, potremmo pensarci, possiamo pensarci. Ma adesso okay, Laura, che dire? Come al solito ci dobbiamo salutare, sarebbe interessante fare una puntata intera insieme a Laura che come diciamo internos chi la ferma nel vero senso della parola, perché è veramente una risorsa eccezionale, una new entry che con questa forza ci dà. Ma ragazzi, ma io sono così perché voi siete mi così. Avete rispolverato, mi avete un po' ripulita, mi avete dato un po' più di energia, allora. E io sono questo grazie a voi. Non vedo l'ora di abbracciarvi. Ciao Laura, grazie. Mi dispiace salutarvi, ma grazie dell'invito e promettiamoci questa cosa, eh. Chissà mai che un giorno Tognolini sarà tutto per noi. Elios, un bacio a te, alla tua famiglia, ciao. Anche a Francia, ciao. A tutti gli ascoltatori, vi voglio bene. Ciao! Ciao! Eccoci qua ancora in onda, in diretta, dopo aver ascoltato il racconto della nostra Laura. Vi abbiamo fatto ascoltare la canzone di Nirvana, Come As You Are. Si vede, Francesco, che oggi non c'è mia figlia in casa e le canzoni le ho scelte io. Siamo ai livelli all'antica, diciamo, direbbero i ragazzi. Voi siete all'antica. È proprio vero. Le critiche. Sono contento che oggi, come dire, abbiamo un po' parlato di Tognolini. Tognolini che è un grande autore, un rispettabilissimo poeta per bambini. Veramente, lo dico, è uno dei, secondo me, uno dei più bravi, con le sue filastrocche, con i suoi libri, impegna veramente tantissimo e passa tante emozioni attraverso le parole. Ma queste emozioni le possiamo ritrovare anche in quelle che sono le parole raccontate dalla nostra Anna. Ciao!
Ciao, ciao, ciao a tutti. Anna, che bello. Che bello. Buongiorno, che bello che sei tornata a trovarci. Abbiamo aperto con degli sguardi pazzeschi perché Anna ha guardato i nostri capelli ed è svenuta, però poi finalmente ti sei riuscita a riprendere, Anna, meno male, va. No, ma è reciproco perché qui non si sa dove sta andando. Comunque, no, grazie a voi per avermi invitata alla trasmissione. Allora... Che poi è proprio bello, Anna, quando presenti tu. Cioè, io potrei abbandonare la mia scrivania, sì, e mettermi su divano e ascoltarti. Mi piace tantissimo quando racconti il libro. È un piacere estremo. Spero che anche oggi sia interessante. Oggi ho un mal di testa micidiale, quindi non so se parlerò o fino a delle cose un po' folli. Però comunque, il libro... No, dico, ti sei portata avanti dicendo che avendo il mal di testa, però sappiamo chi sei e le tue competenze, perciò siamo comunque qua curiosi di ascoltarti. Allora, il libro di oggi è un libro che secondo me è un classico contemporaneo, io l'ho letto molto tempo fa ma l'ho consigliato moltissime volte. Il titolo è Quel che resta del giorno, l'autore è un autore giapponese che però abita in Gran Bretagna. Allora, la pronuncia l'ho cercata online, si chiama Kazuo Ishiguro. Io ho sempre detto Ishiguro, per cui per chi lo conosce e non capisce dalla pronuncia chi sia, è il classico Kazuo Ishiguro, come diciamo all'italiana. Allora, questa è una storia molto bella, una storia di questo maggiordomo inglese, una storia molto molto british, chi ha visto Downton Abbey deve precipitarsi a leggerlo, perché assolutamente ci sono quelle atmosfere. Questo maggiordomo, raggiunta una certa età, ha il permesso dal suo nuovo padrone, che è un gentiluomo americano, di fare un viaggio, ed è la prima volta che si allontana dalla casa dove ha servito per tutta la vita, dove ha lavorato come maggiordomo per tutta la vita. E questo viaggio che fa in macchina in Cornovaglia è l'occasione di ripensare a tutta una serie di episodi della sua vita, che lui ha dedicato completamente al lavoro, ma diciamo si rende conto forse che ha trascurato alcuni elementi. In particolare c'è una storia, non proprio una storia d'amore, però un rapporto molto particolare con la governante, e quindi diciamo questo viaggio è un viaggio anche interiore. La lingua è bellissima perché è scritto in una maniera veramente con un linguaggio particolarissimo, perché come sa chi ama il genere british, il genere diciamo di ambientato, questo è ambientato nel prima, allora la vita lavorativa di questo personaggio si svolge principalmente prima della Seconda Guerra Mondiale, e si capisce che il datore di lavoro di questo maggiordomo, di questo Stevens, è filo nazista. Quindi Stevens, che ha sempre approvato incondizionatamente tutto quello che faceva il suo datore di lavoro, si ritrova anche a ripensare a questi elementi. Quindi ci sono anche degli elementi storici molto interessanti, però soprattutto questo linguaggio fantastico, perché i maggiordomi in realtà parlano diciamo in maniera più forbita dei loro stessi datori di lavoro, quindi è un linguaggio molto particolare. E diciamo Quel che resta del giorno è il titolo è un po' ti dice, diciamo, ti fa capire che in Quel che resta del giorno puoi ancora fare delle cose e ripensare alla tua vita e dare anche un nuovo indirizzo in qualche modo. È un libro un po' malinconico, avviso tutti, non è che si fa un grasso risate, al contrario, diciamo, però non triste, però molto, chiaramente molto suggestivo da questo punto di vista. No, a me è piaciuto moltissimo. Scusa.
È affascinante comunque sempre. Io ricordo da piccolo seguivo una roba per bambini dove c'era il maggiordomo. Il maggiordomo era tre bambini e un maggiordomo, una roba del genere. Oggi sei riuscita. Ve lo ricordate? Quel maggiordomo era un genio, era il problem solving, era il supporto alla didattica dei bambini, era l'educazione viva, era il modo per poter, come dire, era il bastone del. E tu oggi, raccontando questa meraviglioso abstract un po' più allargato, mi hai ricordato quello che era il mio maggiordomo per antonomasia, per eccellenza. Perciò secondo me è vero questa dei maggiordomi, perché comunque sono delle persone di un livello pazzesco, che sembrano nel modo di vivere delle famiglie un sostegno alla famiglia nella conduzione, un po' nel tenere unite le persone all'interno di queste famiglie naturalmente benestanti, però hanno secondo me un valore educativo, formativo che è pazzesco. Io non so se si evince dentro questo libro, perché non l'ho letto, ma è tra i libri che mi sto segnando, perché ormai per poter essere dietro ad Anna devo aspettare. Questo sarà per l'anno prossimo, l'ho già candidato alla lettura di fra 5 mesi, 6 mesi, ma c'è un bellissimo, è uno dei pochissimi libri in cui il film che è tratto dal libro è bellissimo anche lui. Non ti delude, perché c'è il film con Anthony Hopkins e Emma Thompson, un film non molto recente, perché Anthony Hopkins era un po' più giovane, adesso è 80enne. L'hanno fatto l'altra sera, tra l'altro. È un bellissimo film, e secondo me ricalca bene anche la storia, quindi non ti delude poi il confronto con il libro. Diciamo anche il titolo del film, Anna, se te lo ricordi. Che è il resto del giorno. È quello. Okay, facile. Non l'hanno tradotto in qualche modo strano. Che sicuramente anche questo sarà presente in biblioteca. Quindi, se uno vuole fare l'accoppiata libro-film, può sicuramente farlo. Posso fare i complimenti ad Anna per una cosa? Nel senso che questo è un libro del 1989. Ma è un libro che in Italia è uscito tradotto negli anni 90, nel 1990. Questi libri, grazie anche ai consigli di Anna, ritornano ad essere i nuovi per noi. Per chi non l'abbia letto, per chi si è persa questa occasione, questo è il momento in cui poter prendere spunto e far non solo rivivere il capolavoro, ma poter usufruire di questi meravigliosi racconti che solo Anna può, metterci in campo. Ma più di una persona mi ha chiesto quali sono tutti i tuoi libri che hai consigliato. Davvero, non sto scherzando. Ma scrivimi un po' tutti i libri di cui hai parlato Anna. E va bene, mi scrivo. No, uno spunto e un valore anche al lavoro da bibliotecario da una parte, ma soprattutto al lavoro di chi legge anche per passione, perché si evince nel racconto la passione di chi racconta un libro a cui è piaciuto tantissimo. Ma poi dobbiamo dirlo, Anna ha condotto e spero condurrà dei gruppi di lettura in biblioteca, e lì, Anna, posso farti la domanda, esco un po' dalla quanto è facile, quanto è semplice, quanto è difficile, quanto è impossibile stare insieme a grandi lettori e condividerne una lettura? No, guarda, il gruppo di lettura io lo dico, ma lo dico perché alle mie socie, diciamo, del gruppo di lettura l'avevo detto. Io ero scettica perché... Vai, Anna. Devi ripetere tutto, Anna. Cioè, non il libro, dato il gruppo di lettura. No, il gruppo di lettura, all'inizio ero scettica perché non ero abituata a parlare di quello che avevo letto. Invece è molto bello incontrare delle persone che hanno letto lo stesso libro e confrontarsi, perché si trovano veramente dei lati che tu non hai individuato prima. E sicuramente, comunque, anche se tu l'hai letto, appunto, quindi sai di cosa stai parlando,
trovi degli aspetti che non avevi colto, quindi è una bella occasione. Poi si spazia sempre, perché un libro te ne fa venire in mente un altro, quindi il gruppo di lettura non è per chi legge tanto, è per chi ha, quindi anche se legge solo quel libro al mese va benissimo e viene a parlare di quello. Che bello. Quanti che siete bello nel tuo gruppo di lettura, Anna? Adesso il mio gruppo di lettura l'abbiamo accorpato a un altro, il numero giusto è 10-12 persone, se no non si riesce a parlare tutti. Che bello, sì, che sono già tanti. Deve essere meravigliosa l'esperienza, e prima o poi io voglio essere un usufruitore di questo servizio e voglio venire a far parte della lettura del libro e vengo a chiacchierare, a parlare e a condividere la lettura. È bellissima questa cosa, perciò brava Anna. Elios, come dire, dobbiamo salutarla Anna, però Anna come al solito ci, oltre alla sì, consiglio alla lettura, ci invita all'ascolto. Sì, sì, anche per quanto riguarda la musica, Anna ci trova sempre delle chicche. Oggi super anni 80, o mi sbaglio, Anna? No, allora, siccome abbiamo sentito i Cure, no, non potevamo non sentire i Depeche Mode. Sì, e quindi, visto che il titolo della canzone è Master and Servant, che vuol dire padrone e servitore, mi sembrava... Poi il testo ovviamente non c'entra nulla con il film, attenzione, però mi sembrava appropriato. Facciamo per finta. Il titolo. Esatto, grazie Anna, ricordati che ti aspettiamo. Ciao, ti aspettiamo assolutamente anche settimana prossima con le tue meravigliose chicche. Ciao Anna, ciao, arrivederci, ciao, un abbraccio, ciao. Ed eccoci, dopo Depeche Mode, Master and Servant, siamo tornati dopo la nostra Anna che ci ha raccontato un altro fantastico libro, che poi dobbiamo... cioè, passa un po' inosservata questa cosa, ma la scelta della canzone di Anna è sempre, sempre, sempre collegata al libro, eh? Non è messa lì a caso una canzone che le piace, ha sempre un nesso, un collegamento con il libro che ci propone, quindi grande Anna, brava. Brava, brava Anna, brava e complimenti, perciò l'aspettiamo anche settimana prossima, perché il momento di Anna è oramai necessario per Biblioboom, perché diventa un momento di cultura legata alla lettura e al consiglio alla lettura soprattutto. Elios, non ci posso credere, 11:30, possiamo chiudere? Sì, 11:30. Sì, fantastico, chiudiamo subito così non arriviamo alle 11:30. Noi ai nostri radioascoltatori avevamo detto che avevamo preparato quella chicca che purtroppo oggi non riusciamo a fare, ma sicuramente la inseriamo in quella che sarà la trasmissione di settimana prossima. Ragazzi, dovete aspettare e dovete aspettare giovedì o venerdì, aspettando assolutamente Biblioboom di giovedì. Giovedì. Bene, allora ci giovedì, siamo portati a casa anche questa meravigliosa puntata. Elios, vuoi fare un po' il resoconto di tutto? Di chi abbiamo parlato? Cosa abbiamo consigliato? Allora, sì, facciamo questo breve resoconto che ci chiedono i nostri ascoltatori, così almeno non ci sgridano. Allora, la nostra Laura, aspetta che torno qua, ok, ci ha parlato di un libro fantastico di Bruno Tognolini, Il giardino dei musi eterni. Ci ha letto, poi tu ci hai letto anche una fantastica sua poesia. Mentre Anna, adesso io sbaglierò sicuramente la pronuncia, Kazuo Ishiguro. Era giusto così, sì, no? Sì, 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 ma leggiamola in italiana, diceva Anna, leggiamola anche in italiano. E il titolo del libro che ci ha consigliato Anna è Quel che resta del giorno. E aggiungiamo che c'è anche il film Quel che resta del giorno, che abbiamo sempre nel circuito delle nostre biblioteche, quindi potete prenotare sia libro che film. Ok, allora ragazzi, abbiamo chiuso anche questa meravigliosa mattinata. Vi salutiamo con un pezzo non indifferente, perché l'abbiamo scelto con cura, ma vi lasciamo alle note di questo meraviglioso brano e vi diamo appuntamento a giovedì, sempre alle 10:30 sugli stessi canali. Ciao ciao ragazzi.